Siamo dentro l'oratorio di San Giorgio, che è annesso al complesso della Basilica del Santo. Questo luogo, l'oratorio di San Giorgio a Padova, è un punto di snodo tra il XIV secolo e la pittura rinascimentale. Fu costruito nella seconda metà del 1300 come luogo di sepoltura di un personaggio illustre, Raimondino Lupi di Soragna. Un luogo di narrazione straordinaria, di nuovi mondi e di nuovi spazi, grazie all'intervento del pittore Altichiero D'Azeglio. Questo è uno dei siti che è stato inserito nel progetto Urbspicta, che prevede per la città di Padova la candidatura come sito dell'UNESCO per i cicli pittorici del 300. Qui si respira proprio una capacità prospettica, anticipatoria di quella che sarà poi la grande prospettiva della pittura del primo 400. Questa parete è dedicata alle storie di San Giorgio, nella fascia alta la storia di Santa Caterina d'Alessandria, le storie della nascita di Cristo e invece nella parete d'altare la crocifissione e in alto l'incoronazione della Vergine. Questo è un ciclo pittorico straordinario e solo un'adeguata illuminazione poteva renderne conto e renderne giustizia. Un'illuminazione che fosse ampia, generale e diffusa e che consentisse una lettura fine e approfondita. Per l'oratorio di San Giorgio, l'architetto Susani voleva ottenere un effetto di luce uniforme e omogenea, oltre alla esaltazione dell'intera gamma cromatica delle pareti affrescate di questo spazio. Siamo riusciti quindi ad ottenere un ottimo risultato, integrando l'uniformità creata da un prodotto speciale con una luce d'accento invece data dai proiettori Palco e Robin. Questo è un luogo che è aperto al pubblico ma che mantiene una sua vocazione liturgica e che ha anche la possibilità di essere utilizzato per diverse manifestazioni e eventi. E quindi era necessario poter dare diverse occasioni di illuminazione. Con l'innovativo sistema QuickBLE, app sviluppata dalla nostra azienda di Guzzini, utilizzando il protocollo Bluetooth, sono stati postati 5 principali scenari, tutto spento, tutto acceso al 100%, tutto dimerato al 50%, scena messa, scena concerto, oltre che la gestione separata della luce sul sarcofago e sull'altare. È stata una sorpresa entusiasmante. Acceso per la prima volta, è stato veramente entusiasmante vederne nell'insieme la grandissima qualità. Il Guzzini ancora una volta è stato scelto come partner preferenziale per ridare luce a un sito di grande importanza. Oggi con i Guzzini, grazie alla luce di Guzzini e alla Fondazione Cassa di Risparmio, questo luogo compie un miracolo e torna a risplendere. Ci emoziona anche pensare che neppure il pittore, che naturalmente non aveva la luce artificiale, neppure lui ha potuto vederli come li vediamo noi ora. Stiamo restituendo al mondo cicli di affreschi che appartengono al patrimonio universale.